Le belle giornate di sole ormai si susseguono con una certa regolarità, a vantaggio non solo di mare e spiaggia, ma anche per fare una passeggiata all'aria aperta sotto casa o nei vicini spazi verdi, o recarsi a piedi a far la spesa nel supermercato a pochi metri di distanza. Normali piaceri quotidiani, ma non per tutti però, soprattutto se abbiamo problemi di mobilità e di marciapiedi sotto casa, senza scivoli o pedane, sono delle barriere insormontabili. Ne sanno qualcosa gli abitanti attorno a via Soncino nel quartiere di Santorno. Se sei costretto su una sedia a rotelle, 200 metri di strada possono essere un vero calvario. Infatti abbiamo bisogno degli scivoli, perché proprio i marciapiedi sono vecchi, non si può camminare con la carrozzella, non si può camminare. Per andare al centro commerciale dovete fare la strada. C'è un pezzo con la strada, un pezzo davanti al Simpli, c'è un piccolo scivolo e lì possiamo salire sopra, e dopo, quando si tratta davanti alla chiesa, lì ci sono le strisce pedonali e dopo lì si scende per andare al centro commerciale. Però qui da una parte all'altra non c'è niente. No, assolutamente. Quindi per voi è un pericolo. È disagio, anche perché rischiamo che passa una macchina e ci può investire. Certo, tutti i giorni fate questo tragitto. Sì, per andare al supermercato, non solo per i disabili con la carrozzella, anche per una persona che con il bastone. Certo, anziani. Anziani, tutto, sì. Quindi, che tra l'altro sono molto alti. Sì, infatti. E non fisicamente. Non posso impennare la carrozzella, non ce la facciamo. Uscire di casa così è un pericolo quotidiano, ma questa pericolosa roulette russa non è solo a discapito di diversamente abili. Anche le persone anziane o sole, con difficoltà nella deambulazione, sono ostaggio di dislivelli impossibili da superare, che alle volte arrivano anche a 20 centimetri. E se qualcuno di loro casca o inciampa, c'è chi si batte da tempo per evitare tutto questo, ma fino ad ora con scarsissimi risultati. Sono 3 anni. Dalla vecchia amministrazione, poi si è dimesso Severi, Franco Poderini è venuto qui a fare il sopralluogo, ha preso tutte le misure e l'ha presentato in comune. Ha detto che non ci sono soldi, ci aveva detto. L'anno dopo Paolini ha detto dobbiamo fare altri marciapiedi in un'altra parte, uguale. Facciamo lì e facciamo anche qui. È passato un anno, ultimamente sono andato da Fanesi. Hanno detto dobbiamo ristrutturare Sant'Orso. È passato un altro anno. Se il quartiere di Sant'Orso, nell'ottica dell'amministrazione comunale, deve diventare il modello di mobilità sostenibile, a misura di bambino o di pedone, che allora lo sia per tutti e in ogni angolo del quartiere, dove tutti, nessuno escluso, sia libero di viverlo, senza muri da scalare.